non sono mia, dopo guido io. Faccio freddo. Grazie. Che li portò dai palchi più prestigiosi alle bettole più malfamate. Non avendo ormai più i soldi per l'affitto, erano costretti a fare le loro prove negli ascensori, riuscendo così quantomeno a distribuire equamente il rompimento di coglioni a tutti gli inquilini di un palazzo diverso tutti i giorni. Fu durante l'imboscata di un capo condomino vecchio stampo che nacque il brano che ascolteremo a continuazione, che ha per titolo Sorry. We are here because it was impossible to be in another place. Sorry, we are here. It was impossible to be in another place. You know, in these days and age, with crisis and everything, we try to survive as we can. Sorry, it will not happen again. Sorry. Per quanto riguarda il sassarese sono 5. O, e beh, cosa, cas e aio. Oh, e cosa? Cazzo, stavo già scuotendo. Oh, cazzo. Oh, e beh. Ciupa ciupa. Vedi sopra. Capo di cazzo. Vedi alato. Ciogga. Lumaca, mollusco terrestre col guscio. Ciogga minuta. Piccolo mollusco terrestre. Simpatico cucciolo di lumaca. Croccante fuori e morbido dentro. No, è buccia, è gioca. Non è neanche una cosa da sottovalutare. Onfio. Individuo losco, ambiguo, contraddittorio, fetente. Figlioro di bagasse. Di persona che alla scaltrezza della volpe unisce la spensieratezza materna, ecco. Peru. Albero di pere. Peru. Pelo. Pero di cozza. Pero di cozza. Quella peluria che trovate
sulle valve del mollusco. Imburicà. Involgere, incartare, arrotolare. Imburicà cannoni. Relativo al confezionamento di un prodotto a base di sostanze stupefacenti di tipo leggero. Cazzo mica non so sordo, mi stai bucando il timpano. Ci sono il timpano, ti manca da bucare a te. Asco, come ti chiami? Sandrino. Scusa, come ti chiami? Che cazzo c'è così? Sandrino! Cazzo allucinante, Sandrino, si chiama come te! Che fuori! Pazzesco! Sandrino, mi aspetta, però c'è un sacco di gente! Hai visto? E quanti bei ragazzi, però! Allora non l'hai visto bene, no? Meno male che stamattina mi sono alzata alle 6 per andare da un estetista a farmi i peli. Alle 6? Eia! Deve essere che hai trovato chiuso, no? Perché a quell'ora è tutto chiuso. Allora sono andata al parrucchiere e mi sono fatto fare i colpi di sonno. Cosa ti sei fatto fare? I colpi di sonno. I colpi di sole! Così si dice. Certo. Cioè, ti canteremo una canzone. Una serenata. Sei contento? Sei commosso? Stai lacrimando, eh? E non dagli occhi. Beh. No, dai. Lascia stare il mio ragazzo. Dai, cantiamogli questa canzone. Così ce ne esce anche lui, dai. Io. Aiutami però, eh. Scoppiando sta, maledire. Questa canzone è per te. Prendi un uomo molto carino e cerca di fargli un favore. Se lui non vuole, chi se ne frega, gli puoi fare almeno un assegno. E se lui è bello paonazzo, tu gli baci la punta del naso. Ma non metterti a cavalcioni, se no con i tacchi gli schiacci i polmoni. Allora sì, vedrai me la darà. Lo vuoi un Voltaren? Estrema risposta all'estrema domanda. Che cazzo sei? La morte. A beh, io una lavatrice. Piacere mio, tu sai perché io sono qui. Devi ritirare le analisi. Giovanotto, la morte non arriva mai per caso e quando appare porta sempre via qualcosa. Bravo, quindi quando esci butti la modesta. Allora, patti chiari e amicizia lunga. Io sono in piedi dall'alba del mondo alle 7. Da presto. O fai quello che dico o ti sbatte all'inferno. Dimmi, dov'è il tuo angelo custode? Non c'è. No. E vabbè. Regina contro torre in C2. Cosa giochi? Ma doppia, X2, forza a torre. Matto in 3. Atto. Bene, a scacchi sei giocato. Ed ora controlliamo i tuoi requisiti. Come sei messo penalmente? Abbastanza bene, dai. Diciamo che nessuno ha voluto i soldi indietro momentaneamente. Sta a significare sei mai stato in galera? Ah, in galera io. È stato arrestato 3 volte, una per spaccio, per truffa, per traffico d'armi. Ma questo qui fa delle cose allucinanti. Fa sempre dentro e fuori dalla prigione. Bastardo. Trovare pronto, ti voglio sobrio, capelli corti, lavoro regolare, mutuo a tasso agevolato, sposato e con figli, chiaro? Fidati. Ciao! Ciao, grazie.